Liberi TV, siamo in compagnia del professor Giuseppe Candido, radicale storico della fascia ionica catanzarese, opera fra Sellia Marina, Cropani Marina, Botricello, e da queste parti c'è una bella notizia, una bella novità. Proprio di ieri nel comune di Botricello è stato approvato il registro dove poter depositare i testamenti biologici. Giuseppe, so che questa qui è una tua lunga battaglia politica, una lunga esperienza, come è nata e come si è arrivati all'approvazione di questo importante risultato, insomma? Allora, innanzitutto grazie a Liberi TV che ci dà l'opportunità di parlare di questo. E com'è nata questa battaglia sui testamenti biologici? Nasce nel 2006 con Pier Giorgio Guelbi, che Mina Guelbi e tutta l'associazione Coscioni hanno sostenuto perché potesse vedere rispettato il proprio diritto previsto dall'articolo 32 della Costituzione del rifiuto dei trattamenti sanitari. Poi abbiamo avuto il caso Juan Englaro, e quindi negli anni questa cosa è diventata sempre più di attualità, fino a che adesso oggi l'associazione Luca Coscioni sta portando avanti una raccolta di firme per la legge su eutanasia legale, come sicuramente gli ascoltatori di Liberi TV sapranno, e che consentirà, dopo che il registro dei testamenti biologici è fatto in un comune, che questo diventi anche vincolante per il medico. Allora, la battaglia del registro dei testamenti biologici in realtà a Botricello nasce un po' quasi per caso, perché mentre chiediamo al consigliere comunale di dare la disponibilità per la raccolta dei firme appunto sulla proposta di legge su eutanasia legale e il rifiuto dei trattamenti, proprio in quel momento lo stesso assessore, che io sottolineo aver dato un nome particolare al suo assessorato, alla cultura e per la libertà dell'individuo, non si trovano troppi assessori di questo caso, forse anche un po' radicale in questo senso, e ha preso in mano questa situazione, mi ha richiesto tutte le fonti documentali che io gli ho prodotto, un po' di registri già approvati in altri comuni, e abbiamo insieme portato avanti questa volontà di istituire e dare un esempio anche nei comuni limitrofi di istituire il registro delle coppie e dei testamenti di fatto. Scusami, ho avuto con le coppie di... è un refuso, ma c'è anche una ragione. C'è anche una ragione, poi vedremo anche perché. Perché in realtà crediamo che questa libertà dell'individuo di poter scegliere come e quando smettere di essere invaso dalle cure che eventualmente rifiuta a un certo punto sia una libertà del tutto individuale, e che nessun altro possa intervenire su questo al di fuori della persona stessa in questione. E quindi questa è la motivazione principale che ci ha condotto fino ad avere finalmente ieri, perché bisogna dire come le cose come stanno. La cosa parte da il 4 di maggio, in cui viene organizzato un consiglio comunale aperto, nel quale consentono non solo di partecipare al sottoscritto, ma viene invitata anche Mina Guelbi, e vengono invitati professori universitari sia dalla parte favorevole sia dalla parte contraria. Quindi si è svolto in seno al Consiglio Comunale di Botricello un ampio dibattito. Dopo questo dibattito adesso hanno deciso di portarle l'istituzione in consiglio, e è stato approvato all'unanimità dei presenti, ad eccezione di una persona che per motivi personali ha voluto astenersi, la consigliera comunale Altilia. E io non posso far altro in questo senso di ringraziare l'assessore Salvatore Procopio, che come consigliere comunale si è portato avanti e ha voluto questa battaglia nel suo comune per consentire ai cittadini di Botricello di poter registrare, e ovviamente anche al sindaco Giovanni Camastra, che su queste cose si è dimostrato subito disponibile, ha firmato, lui bisogna dire questo è un medico chirurgo, quindi ha anche la sua firma sul progetto di legge di eutanasia legale, e la sua volontà di aprire un dibattito su questo ha anche un significato culturale, un'apertura da parte in questo caso di un medico oltre che di un sindaco. L'hanno portata in consiglio comunale e hanno realizzato questa cosa che per me, secondo me, è una soddisfazione per tutta l'associazione Luca Coscioni. Beh, io aggiungo che
il convegno che c'è stato a maggio con Mina Guelbi è stato registrato da Liberi TV, per cui chi ci ascolta molto facilmente potrà trovare poi dopo la registrazione anche di questo documento integrale per farsi un'idea. Però volevo porti delle domande. Allora, una lotta politica, perché poi tale si tratta, perché vuoi spiegare ai nostri ascoltatori cioè come nasce, come si snoda, quanto tempo ci vuole per un radicale affinché si raggiunga un risultato come questo, anche perché i registri dei testamenti biologici non sono diffusissimi in Italia, su 8.000 comuni forse se si arriva ad un centinaio di comuni, quelli che hanno deciso di dotarsi di questo strumento sono tanti, per cui sono veramente delle mosche bianche i comuni che hanno il coraggio poi dopo di portare in consiglio comunale queste libere. E di conseguenza tu da radicale come nascono queste battaglie, come si snodano, che difficoltà incontri? Ecco, come nascono l'ho spiegato prima, le difficoltà che si incontrano fondamentalmente sono quelle legate a dei preconcetti, a molto spesso, ecco, io avrei voluto poterlo portare anche nel comune di mia residenza, io sono residente a Sellia Marina, su questo ancora non ci siamo riusciti, anche perché tu mi insegni, io non posso registrarmi in un comune dove io non sono residente, né come volontà del testamento né eventualmente come un registro di coppie di fatto. Io avrei voluto portarlo anche nel mio comune. Ho trovato una breccia, ripeto, nella persona dell'assessore Procopio, che è stato Salvatore Procopio, che è stato molto disponibile in questo senso, non solo a svolgere il ruolo di autenticatore, ma anche a firmare la legge e a portarlo in consiglio comunale. Quindi diciamo è stata un po' quasi fortunosa e fortuita la combinazione, però vedi, certe cose alcune volte possono andare a buon fine anche per un pizzico di fortuna che sicuramente ci vuole in tutte le cose. Beh, la prossima frontiera quale sarà per il comune di Botricello, il registro della coppia di fatto? Ecco, esatto, proprio di questo ne abbiamo parlato l'altro giorno con Salvatore Procopio, che è sempre un assessore, ricordo, alla cultura per la libertà dell'individuo, e quindi siccome in quel comune, come anche nel mio, ci sono molte coppie di fatto, sia eterosessuali ma anche omosessuali, che io ho conoscenza, e quindi lui vuole, come dire, portare anche questo provvedimento. Io infatti ti chiedo a te, e già te l'ho chiesto, adesso lo diciamo pure agli ascoltatori, il fatto di potermi passare questa documentazione in maniera da potergli favorire la strada e avere anche su questo un pizzico di fortuna. Beh, il comune di Botricello è, diciamo, avanti sui diritti civili, perché non sono tanti i comuni che hanno approvato il registro dei testamenti biologici in Calabria, e approvando il registro sulle coppie di fatto sarebbe il terzo comune calabrese poi dopo a fare qualcosa del genere, posto che attualmente oggi soltanto un comune, il comune di Petronà, anche questo nel Catanzarese, si è dotato di un registro delle coppie di fatto, poi aveva deliberato in tal senso il comune di Pizzo Calabro, però qualche anno dopo poi è cambiata l'amministrazione, non si è registrato nessuno, hanno deciso di smetterlo. Ma con il registro dei testamenti biologici cosa si può fare? Allora, innanzitutto uno può andare a registrare innanzitutto una persona residente, io già ho avuto notizia che ci saranno sicuramente i tre primi registrati, saranno il sindaco, l'assessore Procopio e un'altra persona che adesso mi sfugge purtroppo il cognome, non posso citare, non mi viene il cognome. Ma una domanda, diciamo, precisa, il testamento biologico registrandolo al comune cosa può offrire come diritti al cittadino? È sicuramente una evidenza in caso di condizioni in cui uno non abbia più la possibilità di esprimere la propria volontà a cessare le cure, in quel caso è un'evidenza di una volontà che diventerebbe vincolante, ti dicevo prima, qualora venisse approvata la legge che stiamo proponendo al Parlamento di discutere con la petizione al Parlamento italiano, e con la proposta di legge al Parlamento italiano, che è quella sul rifiuto dei trattamenti sanitari e la laicità dell'eutanasia, perché bisogna ricordare che un conto è il testamento biologico in cui uno afferma le volontà in caso non abbia più la possibilità di esprimerli con la propria voce relativamente alla l'articolo 32 della Costituzione, che limita, diciamo, le cure a quelle che uno desidera ricevere. Viceversa, il discorso che noi dobbiamo qui in Italia cercare di far bucare è il problema dell'eutanasia, perché come con l'aborto
c'era l'aborto clandestino di massa che veniva praticato dalle mammane, anche per l'eutanasia c'è l'eutanasia clandestina. Non oggi, oltretutto è una cosa che c'è radicata nei popoli. Io mi ricordo ancora Vittorio De Seta quando mi parlò che in Sardegna negli anni 50, quando lui girava Banditi Orgosolo, c'era la cabadora, la chiamavano. La cabadora era quella che ti accompagnava a non soffrire, a morire senza soffrire. Oggi ci sono persone che clandestinamente vanno in Svizzera, devono essere molto spesso aiutate da persone che rischiano, in base al nostro codice penale, il reato di istigazione al suicidio. Ecco perché secondo me legalizzando questo fenomeno si potrebbe addirittura diminuire. Faccio un esempio pratico, noi abbiamo il caso D'Amico, che è il magistrato calabrese che oltretutto indagò su Guainotto, che è morto in Svizzera con l'eutanasia. I parenti non sapevano nulla e addirittura adesso pare ovviamente che non avesse neanche quella malattia per cui lui aveva deciso di morire. Sì, pare che sia stato vittima di una diagnosi sbagliata. Esatto. Con tutti i contenuti incondizionali del caso, perché la magistratura sta indagando su questo. Esatto, io dico che se ci fosse stata in vigore la legge che noi proponiamo questo non poteva succedere. Perché? Perché la legge dice che in caso di trattamento eutanasico le persone conviventi e le persone direttamente i congiunti fino al secondo grado devono assolutamente essere avvertiti e casomai devono avere la possibilità, ovviamente se il paziente è d'accordo, anche di colloquiare con lui. E in più la diagnosi infausta deve essere con una data inferiore ai 18 mesi e quindi ci deve essere un certificato serio scritto che un medico prima di disporre, sì, non dice hai questa malattia, rischi di andartene, ma lo doveva scrivere per iscritto e allora uno farà meglio quelle indagini che possono portare alla conoscenza migliore della patologia. E quindi in questo caso poverino il D'Amico è stato vittima anche della condizione di clandestinità in cui si è voluto muovere. Certo, non ha voluto probabilmente coinvolgere i familiari, perché accompagnare qualcuno a praticare il suicidio assistito in Svizzera, che non è legale ma è depenalizzato, è però per l'Italia un reato molto grave dove si rischia fino a 9 anni di galera e anche di più probabilmente. E certo, se fosse accertata la diagnosi sbagliata sarebbe molto grave, anche perché poi in Svizzera non esiste l'eutanasia in sé, ma esiste soltanto il suicidio assistito, vale a dire queste persone che devono avere un certo grado di autonomia per poter arrivare a queste cliniche. La vicenda D'Amico si è svolta vicino Zurigo, nella clinica Dignitas a Fork, vicino a Zurigo, e ci sono dei protocolli, però chiaramente i medici svizzeri che hanno controllato la documentazione italiana si sono basati sugli scritti italiani e noi non conosciamo quella documentazione, ma era sicuramente una diagnosi infausta, altrimenti non ci sarebbe stato l'accesso a quei protocolli per il suicidio assistito. E ti voglio fare un'altra domanda: per poter compilare un testamento biologico il comune di Botricello si è dotato di un modello proprio, oppure ognuno porta il suo di pugno, bisogna andare dal notaio, dal medico, qual è la procedura? Allora, io ho capito che loro hanno intenzione di dotarsi di una propria modulistica e di ovviamente farla sulla base di quella già esistente, infatti mi chiedevano anche da questo punto di vista un aiuto e quindi a predisporre un modello di dichiarazione anticipata di testamento, quello che in sigla viene chiamato DAT, in maniera da poter essere il più possibile conforme all'esistente e poter quindi, fino a quando la legge non entrerà in vigore, questa sarà discussa e magari entrerà, io mi auguro, in vigore, fino a quel momento possano essere prese in seria considerazione da un medico che trova un paziente in quelle condizioni non capace di esprimersi. È chiaro che se fosse un po' una lettera a Babbo Natale, il medico che la vede scritta sarà meno indotto a rispettarla. Se invece risulta nei canoni di un modello ben prestabilito, quindi loro hanno intenzione di adottare un modello
che gli consiglieremo anche noi. Infatti io adesso mi sto consultando con l'associazione Coscioni, con quanti conoscono di queste, si interessano di queste problematiche, proprio per fornirgli un modello da poter utilizzare come dichiarazione anticipata di testamento. Se posso permettere, a tutta la documentazione dell'associazione Coscione, questi sono risultati dell'associazione Luca Coscione per la libertà di ricerca scientifica, e io suggerirei anche di confrontarlo con la documentazione di un'altra grande associazione che in Italia, che si batte per l'istituzione e la legalizzazione dell'eutanasia, che è Exit Italia. Il suo presidente Emilio Coveri, sono diciamo un 25 anni che si sta battendo per questa cosa qua. Io ti voglio fare un'ultima domanda, è una domanda non provocatoria, ma voglio un po' scavare come si dice, il tuo grado di libertarietà da un certo punto di vista. Allora, l'eutanasia, l'autorizzazione, poniamo il caso che l'eutanasia in Italia fosse legale, fin dove si può spingere? Ti faccio una domanda diciamo concreta, una persona depressa secondo te potrebbe chiedere l'eutanasia? Allora, noi stiamo facendo una proposta molto circostanziata e chiara. Per poter chiedere un trattamento eutanasico ci deve essere una diagnosi in pausa, cioè che porta alla morte, per capirci. Ecco, però, 18 mesi, non inferiore, cioè non può essere neanche una diagnosi di un tumore per cui uno c'è scritto che muore entro i 3 anni. In quel caso non sarebbe con quella legge possibile un trattamento eutanasico. Cioè ci deve essere una diagnosi medica certa e in pausa, con tempi di risoluzione, chiamiamolo così, quindi tempi di morte inferiore ai 18 mesi. Un trattamento eutanasico per una persona in depressione sarebbe, come dire, un omicidio. Beh, diciamo che ci sono però degli stati depressivi che sono particolarmente... Io non lo metto in dubbio, però ecco, dal punto di vista anche di quello che come associazione Luca Coscioni stiamo portando avanti, anche per poter, come dire, bucare in questo senso un muro di bigottismo che l'Italia ha avuto, forse indotto da una politica che ha voluto dare poca visibilità a queste tematiche, non ha voluto discutere neanche la petizione al Parlamento italiano che Pier Giorgio Guelbi, dopo aver scelto la sua strada, ha insieme all'associazione Coscioni portato al Parlamento italiano insieme alla sua famosa lettera al Presidente della Repubblica: caro Presidente, caro Giorgio Napolitano, io voglio smettere di curarmi, voglio l'eutanasia. Ok, grazie Giuseppe Candido, sei stato molto chiaro, penso che abbiamo dato diciamo degli ottimi elementi a chi ci ascolta, anche per potersi mobilitare di proprio e magari proporre ai propri rappresentanti in comune un'azione del genere, perché sono, cioè non sempre le istituzioni sono cieche e sorde, ma spesso si riesce a dialogare con loro e anche a fare delle cose sicuramente interessanti. Grazie. Devo ringraziare io a voi di Liberi TV, che fate un servizio essenziale, fondamentale, soprattutto in Calabria dove, come tu sai, Radio Radicale non sempre viene, e il famoso servizio pubblico, che noi diciamo di essere servizio pubblico, qui è un po' supplito da Liberi TV. Noi cerchiamo di mettercela tutta. Grazie al professor Giuseppe Candido e un saluto ai nostri web ascoltatori.